Torna la stagione di teatro, ragazzi a Pescara, tutti a teatro con le scuole e le famiglie, che riempirà le domeniche pomeriggio da novembre ad aprile, oltre alla proposta di matinée per le scuole che si avvale quest'anno del supporto del Comune di Pescara, nella persona dell'assessore alla pubblica istruzione Giovanni Santilli e del sostegno della Regione Abruzzo e del MIC, Ministero della Cultura. Da anni il Florian Meta Teatro rivolge la sua attenzione ai più giovani, sia collaboratori teatrali in sede per diverse fasce d'età, sia producendo e ospitando spettacoli pensati per bambini e ragazzi. Ed ecco dunque la nuova stagione, la 24esima. Siamo anche molto contenti di essere riusciti, dopo il lungo periodo del Covid, con Di tutti i tutto e di suoi più. strascichi che si sono... Finalmente abbiamo potuto rifare una programmazione intera da subito, cioè da novembre ad aprile, cioè tutta la stagione teatrale, e con una quantità notevole di spettacoli. Sono 12 spettacoli diversi che vengono proposti però per una trentina di repliche. Altra cosa importante che volevo dire subito è che la 24esima edizione, la 24esima programmazione, per meglio dire, di teatro per ragazzi curata dal Florian, e quest'anno la riprendiamo, insomma, con nuovo vigore.